Adesso passo la parola a Alice Ravinale e probabilmente le assegno subito un compito complicato perché presi dalla forza di questa comunicazione, le questioni da porre rispetto alla sua iniziativa mi sembrano sostanzialmente due. Una, ora che stiamo tornando in questa discussione, quell'appunto che riguarda il tema della bonifica di quell'area, e abbiamo di nuovo, anche sul piano tecnico-scientifico, un'apparente fase di stallo. Perché? Perché è vero che ci sono dal 2009 i tavoli coordinati a cui partecipano tutte le parti, che non escludono, anzi ragionevolmente sostengono un rapporto di causa e effetto tra le attività industriali e i livelli di inquinamento. Dall'altro lato, però, abbiamo una situazione che ci dice: però, se l'inquinamento da idrocarburi e da metalli è un inquinamento che diventa significativo obbligatorio per le bonifiche solo nel momento in cui saranno definite le finalità e le destinazioni di quell'area, vale a dire adesso che l'area è inibita all'uso generale e quindi non c'è una possibile esposizione, non è obbligatoria in questo momento la bonifica. Diverso sarebbe se si definisse una destinazione, ad esempio di tipo commerciale, comportante un'esposizione, una frequentazione consecutiva, e allora lì vanno collocati determinati e obbligatori interventi di bonifica. E questo è il primo tema. Il secondo tema è quello di cui abbiamo detto, cioè quello del quale ancora non conosciamo le possibili metodiche di attenuazione dei rischi, perché ancora non conosciamo la messa in sicurezza di emergenza. Allora, la voglia, il coraggio e la forza ci direbbero: su queste due questioni le lasciamo silenti nel passaggio di procedure, di carte, di quei tavoli tecnici, oppure la veemenza che è apparsa nel dibattito in Consiglio Comunale sulla questione ci porta a dire di pretendere delle scadenze, degli impegni, delle discussioni sul futuro. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è, scusa, mi fermo. No, vai, vai, vai. La seconda cosa è per me, per l'esperienza personale, importantissima, cioè la rivendicazione del ruolo di un sindaco, di responsabile della tutela della salute dei suoi cittadini, che è quasi ormai una frase retorica, sta scritta all'inizio, nel primo capitolo di tutti i piani di programmazione sociosanitaria, sta scritto nelle prime righe di ogni delibera con la quale si nominano gli assessori alla tutela della salute, e poi magicamente nell'esercizio delle funzioni il sindaco e gli amministratori comunali diventano quasi subordinati all'esclusiva iniziativa delle aziende sanitarie o della regione, perché la sanità è una gestione regionale. E quindi questa rivendicazione di responsabilità, che mi rendo conto è molto gravosa, raramente viene esercitata, e sarebbe interessante capire se, sempre all'insegna di quelle tre categorie, di quelle tre qualità che venivano richiamate, ci sia il desiderio, la volontà e soprattutto la forza di esercitare questa funzione, che però vede chi vorrà esercitarla non solo, perché non da solo, perché tutto il discorso si reggeva appunto sugli strumenti partecipativi, che sono uno dei punti della mozione di Alice Ravinale, a cui cedo la parola. Grazie, intanto grazie molte per quello che state facendo come mobilitazione su questo tema fondamentale, perché appunto l'attivazione di partecipazione, di rivendicazione da parte del territorio, delle persone è fondamentale per riuscire a smuovere le cose. Sono molto emozionata di trovarmi tra Mariangela e Eleonora, non sarò all'altezza, già ve lo dico, ma comunque ci proviamo. Ovviamente quando è stata organizzata questa serata ed è stato rivolto l'invito ai consiglieri e alle consigliere comunali, mi ha fatto piacere, diciamo, accogliere l'invito che arrivava.
perché appunto questo tema della bonifica della Thyssen è un tema che da praticamente subito, diciamo, il nostro ingresso in consiglio comunale, noi abbiamo provato a portare avanti, e abbiamo provato a portare avanti in una situazione che direi è abbastanza, diciamo, posta quella che descriveva l'onorevole De Magistris prima, rispetto alla voglia, alla forza, alla capacità di strutture tecniche e politiche di trovare anche situazioni, soluzioni innovative rispetto a problematiche complesse. Diciamo che al momento, purtroppo, su tanti temi ci si trova di fronte a un atteggiamento, insomma, generale, che tende ad essere un filo rassegnato. E chi di voi è venuto, ed eravate in tanti, io vi ringrazio per averlo fatto, a seguire le commissioni in cui abbiamo parlato di questa mozione delle bonifiche Thyssen, diciamo che l'atteggiamento degli uffici preposti era abbastanza, diciamo, poco proattivo rispetto al ruolo che si potrebbe svolgere. Io ho voluto portare avanti questa mozione, sul quale peraltro sono riuscita a creare, siamo riusciti a trovare convergenze anche con le altre forze di maggioranza, e questo è un dato molto importante, perché ovviamente dà un po' di quella forza che serve poi per portare a casa insomma, i risultati, perché ero rimasta sinceramente esterrefatta quando si cominciò a parlare della ubicazione dell'ospedale del nuovo Maria Vittoria cosiddetto alla Pellerina, e ovviamente noi tirammo fuori in discussioni non pubbliche, ma il tema di dire: ma c'è la Thyssen lì di fianco, perché non lo facciamo lì? Perché le bonifiche erano troppo lunghe da fare e costavano troppo. Anche io chiesi quanto costavano e quanto tempo ci voleva farlo, e la risposta era totalmente ignota, non riuscivo a trovare nessuno che mi desse questa risposta. Poi a gennaio dello scorso anno esce quella determina dirigenziale che voi avrete visto, in cui veniva prorogato di altri 6 mesi un termine per la presentazione del piano di messa in sicurezza operativa da parte di Acciai Speciali Terni Arvedi, che è la proprietaria, ma Eleonora l'ha detto prima, di una parte, diciamo, dell'area di Corso Regina 400, di altri 6 mesi, termine che è stato prorogato a cavallo di questa e della precedente amministrazione, di anni, in maniera assolutamente inaccettabile per quanto mi riguarda, al che mi sono messa di buzzo buono e, diciamo, abbiamo portato avanti anche con una buona partecipazione collettiva, quindi non è che l'ho fatta io la cosa, un atto che mettesse un po' sul tavolo della discussione pubblica anche nel luogo istituzionale, quindi all'interno delle commissioni, via discorrendo, quella mancanza di risposte che a me era stata data in privato. E l'atto, appunto, la mozione, ma l'avrete letta, serviva a richiamare il sindaco e la giunta ai suoi doveri, perché oggettivamente il ruolo di cui tu parlavi rispetto alla tutela della salute pubblica è un ruolo che va ricordato e va esercitato, e il fatto che l'atteggiamento nei confronti della proprietà privata sia stato nel corso di questi 16 anni, peraltro su una su un immobile su cui, oltre al tema del danno alla salute, c'è anche un tema risarcitorio generale nei confronti della città per quello che fu l'evento del 6 dicembre del 2007, che davvero insomma darebbe là per tutta una serie di ragionamenti ulteriori. Eppure c'era stato un attendismo pressoché totale rispetto a questa vicenda, quindi richiama a questo tipo di responsabilità che io insomma, mi impegno, ma dobbiamo farlo tutti insieme, a far diventare una delle battaglie prioritarie su cui chiamare, diciamo, questa giunta alla propria responsabilità. Cioè, io confido che le bonifiche dell'area Thyssen debbano essere uno dei risultati di questa amministrazione, perché il tema è stato sollevato, perché ci siete voi che lo state portando avanti, perché il consiglio comunale si è già espresso, peraltro in misura maggioritaria, non è Sinistra Ecologista che ha fatto l'atto per mettere la bandierina a favore di un procedimento di questo genere, perché se davvero andrà avanti, ed è un se la questione dell'ospedale
nell'area geostraria della Pellerina non si può accettare che quell'opera venga costruita senza tenere in considerazione un allargamento del parco dal lato della Tissene. Quindi insomma io continuiamo questa mobilitazione collettiva dentro e fuori le istituzioni per portare a casa questo tipo di risultato. E poi appunto come si diceva, cioè quello che noi chiediamo è che si avvii un processo partecipato che consenta di stabilire un utilizzo futuro dell'area, richiamando alla necessità che l'area, almeno quella, diciamo, almeno una porzione di quell'area che per noi deve essere senza dubbio quella di Arvedi, possa avere una funzione di parco, perché di questo c'è bisogno in questo momento, non di commercio, non di... Devo dire che le risposte della Giunta sono state positive, in particolare da parte dell'assessorato all'urbanistica c'è stata una grossa apertura rispetto all'ipotesi di utilizzare a parco quella che oggi è l'area, diciamo, ThyssenKrupp, e devo dire che però è emerso esattamente quello che diceva Eleonora prima, e cioè che non si può parlare di bonifiche finché non si parla di una destinazione futura. No, quindi insomma quello che noi abbiamo detto appunto è di accelerare anche sulle diciamo decisioni e riflessioni rispetto a quale deve essere l'utilizzo di quell'area, richiamando diciamo il Consiglio Comunale si è espresso sul fatto che venga rinaturalizzata, per fare in modo che anche i processi di bonifica abbiano una rapidità maggiore rispetto a quella che c'è se rimaniamo in questo, diciamo, balletto. Poi l'architetto dopo dirà meglio di quanto posso dire io, in cui però finché c'è la non c'è la bonifica non si riesce a fare niente, e finché non abbiamo deciso che cosa farci non si può fare la bonifica. Intanto il tempo passa, e questo è un punto su cui con Eleonora, con Simone in una serie di occasioni ci siamo confrontate, e poi le società chiudono, i siti vengono venduti e trovare i soggetti inquinatori diventa sempre più difficile, e si creano situazioni molto complesse. Quindi per quanto ci riguarda, il fatto di richiamare questa amministrazione alla responsabilità nasce anche dal fatto che oggi Arvedi esiste, una società che nel 2021 ha avuto un utile di 53 milioni di euro, e di conseguenza ci sono tutte le condizioni per cui si possa richiamare alla propria responsabilità. L'atto è servito anche portando avanti una istanza che è sorta da voi, fondamentalmente da TAC, a sancire che in quell'area non devono più essere inserite in alcun modo lavorazioni pericolose. C'è stata una fase in cui si parlava della possibile ubicazione lì di eventuali hydrogen valley e quindi produzioni dell'idrogeno all'interno di piani PNRR. Non c'è poi stata la candidatura effettiva di Asia Ambiente, se non ricordo, per questa funzione, ma anche su questo il Consiglio Comunale, diciamo, si è espresso chiaramente dicendo di non avere questo tipo di lavorazioni. Io però vi aggiorno sul termine che c'era il 30 di giugno per la presentazione di questo piano di messa in sicurezza operativo, perché ho chiesto appunto anche in previsione dell'incontro di stasera, e chiederò poi una commissione, perché una delle cose che prevede questo atto, anche nell'ottica di facilitare questo rapporto dentro fuori e di portare periodicamente alla discussione delle commissioni quelli che sono gli avanzamenti rispetto alla bonifica. Quello che appunto ho chiesto e ottenuto dagli uffici questa la risposta, che il piano, la proposta di piano di messa in sicurezza operativa è arrivata da parte di Arvedi, è una proposta di messa in sicurezza operativa che riguarda sia la parte cromo esavalente sia la parte idrocarburi, e il computo che Arvedi fa rispetto alla spesa da sostenere, quindi tornando a quanto costerà, c'è scritto, sono 3 milioni e mezzo di euro. Quindi questo rende ancora più grave, a mio modo di vedere, il tempo che è passato, perché non stiamo parlando di Bagnoli, ecco, non stiamo parlando di Bagnoli. Quindi io non so, Eleonora, se ho risposto alle tue domande. Sappiate però appunto che questo è un tema che è nell'agenda di questa amministrazione, perlomeno dal punto di vista della politica cittadina. Lo diciamo porteremo avanti in maniera tale che anche l'amministrazione se ne senta il peso, anche perché appunto
credo che nel dibattito che si è avviato sulla questione dell'ubicazione del nuovo ospedale, costruito con fondi INAIL, un'area come quella che è stato teatro della peggiore tragedia sul lavoro, strage sul lavoro della nostra città, davvero sarebbe un insulto se non venisse risolta. Quindi io, insomma, resto assolutamente a disposizione per ogni tipo di ulteriore approfondimento. Se diciamo l'ex sindaco di Napoli ci mandasse gli atti e ci mettesse in contatto con i suoi ex assessori, credo che avremmo di che giovarcene, perché purtroppo la struttura della città di Torino, ma su questo Eleonora mi potrà confermare, ecco, che nonostante sia fatta di persone capaci, competenti, è una struttura che è molto invecchiata, è una struttura enormemente indebolita dal punto di vista proprio delle forze, e questo purtroppo troppe volte impedisce di portare avanti con la dovuta, diciamo, forza, per tornare alle categorie di prima, battaglie fondamentali come questa. Quindi io mi taccio, rimango assolutamente a disposizione anche per eventuali domande, e vi ringrazio molto, mi fa molto piacere poter essere qui con voi. Grazie a Eleonora e Mariangela. Grazie.